In Siria ci dovrebbe essere un cessate il fuoco, eppure si combatte ancora. Oggi un'iniziativa per spiegare la situazione sul campo e anche un'interpretazione più realistica di quello che danno i media internazionali. Che cosa bisogna dire oggi della situazione siriana e come sta evolvendo? La situazione siriana è drammatica, lo è ormai da anni e continua assolutamente ad esserlo, e il popolo siriano è il primo a pagare questa situazione. L'iniziativa di oggi vuole dare la possibilità di ascoltare delle voci che normalmente non hanno la possibilità di esprimersi nei mainstream italiani, nella stampa italiana. E credo che sia importante invece poter sentire varie voci per poi farsi un'idea, perché solo così si può avere una vera libertà di stampa, cosa che a volte da noi manca. Sentiremo soprattutto un parlamentare siriano, segretario del Partito Comunista, che è un partito che, pur stando all'interno del Fronte Patriottico Nazionale, ha delle posizioni interessanti, perché chiede maggiori diritti e perché chiede che ci siano politiche non neoliberiste, ma che anzi aprano ai diritti e alle esigenze della popolazione siriana. Ma di fronte a uno scontro che sembra anche molto interreligioso tra sunniti e sciiti, c'è spazio per una posizione politica laica in questa quadrante medio orientale che invece sembra sempre più settario? Beh, lo spazio c'è perché c'è sempre stato negli anni, e la Siria è stata per tanti anni un esempio proprio di multiconfessionalismo. A Damasco, nelle città siriane e nei quartieri si intrecciavano comunità cattoliche, cristiane, sciite, sunnite e di quante altre religioni. Quindi sicuramente c'è, e la presenza oggi anche di due esponenti della Chiesa cattolica, della Chiesa melchita, vuole essere anche sentire una voce che in un qualche modo fa capire che non siamo schiavi e costretti a entrare in quel conflitto settario che porta dei danni non solo alla Siria, a quell'area, ma a tutto il mondo. L'intervento della Russia in Siria sembra aver cambiato i rapporti di forza e anche la posizione americana. Si può prevedere una soluzione, anche una riconquista della sovranità da parte del governo siriano sull'intero territorio? Ma chiaramente è la cosa auspicabile. Non è facilissimo, bisogna dirsi la verità, oggi non è semplice, perché le forze in campo sono tanti e nessuno vorrà perdere la faccia, quindi la soluzione sarà difficile da trovare, però non può che partire da cercare di mantenere l'unità nazionale della Siria, e non può non partire da cercare di debellare in Siria quei fanatismi religiosi che stanno portando al dramma e alla catastrofe di cui oggi siamo testimoni. In Europa sono venuti decine e decine, se non centinaia di migliaia di profughi siriani, tra loro i più qualificati, gente che ha studiato, professionisti. Come convincere queste persone che è possibile avere un futuro qui e anche eventualmente poter tornare nel loro paese? Beh, a questo proposito c'è innanzitutto un paradosso, perché l'Europa, ad iniziare dal nostro paese, dall'Inghilterra, dalla Francia, sono stati proprio i responsabili della crisi siriana. Noi abbiamo foraggiato, pagato, addestrato, mandato mercenari in quel paese proprio per destabilizzare il governo di Assad. Nel momento in cui quel governo è stato destabilizzato e quello Stato è entrato in una guerra che dura da anni e che quindi vede la gente scappare dalle bombe e cercare sopravvivenza altrove, noi chiudiamo le porte dicendo che vanno bene quelli qualificati, vanno bene quelli che ci portano ricchezza, ma che tutti gli altri devono rimanere fuori perché ci danno fastidio, e arriviamo a pagare uno Stato probabilmente che non ha certo caratteristiche più democratiche di quelle che si negano oggi alla Siria, come la Turchia, per tenerceli lontani dalle nostre mura e dalle nostre città. Quindi questo è il primo elemento che va denunciato. Il secondo elemento è che queste persone che scappano impoveriscono quel paese, nel senso che ormai milioni di giovani, milioni di diplomati sono andati via dalla Siria per cercare da noi quelle possibilità di vita. Speriamo che si creino le condizioni per poterli fare rientrare, perché sennò vorrebbe dire condannare la Siria al degrado e al sottosviluppo.